Ciao, questo è un nuovo video che di solito vi faccio il mercoledì sul nuovo numero di Topolino che mi sono andato a prendere il 3585, che questo volume ha la doppia copertina con Paprino che diventa Wolverine. Che in questo volume ho visto che potevi anche comprare quello con il mazzo di carte, sempre le carte da gioco, sempre di Topolino, però io no, non le ho prese. Che in questo volume ho visto che c'erano le quattro storie più la quinta che ha. Quella che doveva capovolgere il volume, che le prime due storie che si trovavano era le solite era la solita magari come si dice trame le storie a episodi che essendo solamente di due episodi le ha messe tutte e due in questo volume che si chiamava Topolino, il mistero dei giganti, che in tutte e due le trame, le storie sono di Bruno Enna, i disegni e le chine di Luca Usai, e la parte del colore di Manuel Giarolli, che le ho messe tutte e due una di seguito all'altra, essendo magari che erano unite come trame, che erano due episodi, come stavo dicendo, che magari come livello magari di trame, anche magari dei disegni, magari ci poteva magari anche stare con questi, magari più che altro, magari come si dice, mi è piaciuto più che altro, magari nella parte magari dei. Come si dice dei disegni che con questo magari come si dice che Luca Usai aveva magari questo modo di disegnare con le bordature dei magari di personaggi magari un attimino un po' più spessi per esaltare più che altro magari questi personaggi con come si dice anche le tavole magari erano magari suddivise diversamente magari anche dal solito che questi magari tipo di disegni magari diversi magari dal solito magari a me magari in particolare mi erano magari piaciuti di più confronto magari alle solite divise magari in otto parti come stavo dicendo mi erano magari piaciuti più che altro magari i disegni di queste prime due queste in queste prime due episodi. Dopo, come terza trama, era Paperino, Paperoca, il Natale estivo, che la storia è di Roberto Cagnol, disegni e le chine di Emanuela Bacinelli, il colore di Nicola Serra. Che come sia magari come storia e trama, magari erano magari le solite che si potevano, magari come si dice, solite che si trovavano, magari su questi volumi di magari di Topolino. Dopo, come ultima, come quarta è a Gamba di Legno e la Dea Mascherata, che la storia di Matteo Venerus, disegni e le chine di Lucio Leoni, il colore di Deborah
Grazie. Che, come si dice, più che altro magari in questa quarta magari trama mi è piaciuto più che altro la parte del colore, con questi magari colori più accesi, magari di solito, che delle solite magari trame che si vedono, che si vedono magari qua su questi soliti volumi, che magari questi colori un po' più accesi, che risaltano magari un attimino un po' più i disegni, magari da parte mia mi sono sempre piaciuti. Dopo, come ultima e quinta trama, che dopo c'è quella che de devi capovolgere il volume, e a Paperogas, New Professions, Railway, Welcome Air, che è la storia di Marco Bosco, e i disegni e le chine di Francesco Guerrini, e la parte del colore era di Martina Andonova, che magari come trama, sono le solite che magari trovi su questi volumi, magari i soliti che trovi su questi volumi di Topolino. Dopo, come ultima, era quella che dovevi tipo capovolgere tipo il volume, questa qua di Paperino, che diventa Wolverine, che ho visto che il soggetto sceneggiatura è di Luca Barbieri, disegni di Giada Perissinotto, che magari questi tipo come vi ho detto, magari nelle prime due, la parte di disegni mi è piaciuta, però un attimino di più confronto magari le prime due, con queste, anche questa storia aveva queste tavole magari sempre diverse dal solito, con questi magari giochi magari anche di ombre, che a parte dei disegni mi era piaciuto anche, come si dice, nella parte dei colori, come si dice, con questi colori, come gli altri che c'erano nell'altra, magari trame, magari che con questi colori un po' più accesi, che risaltano magari un po' più, magari, magari la storia con sempre le tavole, magari composte, magari sempre magari diversamente dalle solite che si trovano su questi volumi di Topolino, che sia soprattutto nei disegni e nel colore, questa trama di Paperino diventa Wolverine mi è piaciuto un attimino di più, magari confronto le prime due, che in questa, come si dice, che in questa magari ultima trama c'erano magari tavole magari che prendevano magari tutta una una facciata, che magari quando capitano magari queste tavole che prendono magari tutta una facciata, sono sempre magari belle, che magari se capita magari di vedere, sicuramente magari la tavola magari originale fatta tutta a colori con le chine, sicuramente sarà una di quelle magari tavole magari bella, magari anche da avere. Dopo hanno messo, come al solito, la parte
come si dice, la parte che avevo visto prima, la parte dei lettori che hanno mandato la loro foto magari in redazione lì dal Topolino, che hanno pubblicato magari le loro foto con i disegni, con i loro magari disegni, e niente, che magari a me in particolare mi è piaciuto più che altro questa l'ultima trama, questa qua che dove capovolge il volume, che Paperino diventa Wolverine, che la copertina di questo volume l'ha fatta Davide Cesarello, la prima, questa qua con questo giallo fluorescente. Però l'unica cosa che non ho capito, chi ha fatto magari l'altra di questa qua, che dove capovolgere il volume, che non ho capito chi ha fatto questa copertina qua, che c'è scritto qualcosa sotto, però è talmente piccolo che non riesco mai a leggere. Però la copertina, magari questa qua, la prima con sfondo giallo, l'ha fatta Davide Cesarello, e c'è sempre il solito sketch di Silvia Zicche in prima pagina, e logicamente c'è, come al solito, già la cover, quello di settimana prossima, che è il 14, che dovrebbe essere questa qua, la cover, quella di settimana prossima, il 3586, quella del 14, del 14 agosto. E niente, che quello che potevo dire su questo volume di Topolino, magari l'ho già detto, al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto. I soliti che porto sul il mio canale. E niente, per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.